Entrato il Blue Ocean, partiti. Polar Game, velocissimo, assume il comando nei confronti di Neverwill. Poi in terza posizione Blue Ocean, quarto Parterre de Rohan, con i fianchi Super Alessandro. Chiude il gruppo Piccolo Pius. Polar Game si mantiene sempre in buon vantaggio quando i cavalli ora sono prossimi alla curva di fondo, in seconda posizione per linee esterne risale Super Alessandro che lascia terzo Neverwill, quarto è Blue Ocean, quinto Parterre de Rohan, poi Piccolo Pius. Gruppo allungato lungo la curva di fondo con Polar Game che mantiene sempre 4 lunghezze di vantaggio nei confronti di Super Alessandro, poi a seguire Never Will, quindi Blue Ocean tutti ben intervallati, ancora Parterre de Rohan e Piccolo Pius, cavalli all'intersezione delle piste con Polar Game sempre in vantaggio, quindi Super Alessandro con all'interno Never Will, poi Blue Ocean. Quando siamo ai 300 conclusivi con Polar Game che si mantiene sempre in buon vantaggio, per linee interne risale Never Will, quindi Super Alessandro, ancora Blue Ocean. Siamo nel tratto finale, passerella per Polar Game che stravince nei confronti di Never Will e Super Alessandro. Quindi successo per Polar Game numero 5. Nei confronti di Neverwill numero 2, poi Super Alessandro numero 6 dello schieramento. 2,26 la quota di Polar Game con in sella Antonio Cannella per il colore dell'Alca Torre di Canicarao, trainer del signor Stracquadanio. Questo è il team del vincitore. Polar Game scende di categoria e stravince questa vendere sul miglio, sui 1600 metri. Al secondo posto finisce Neverwill numero 2, poi Super Alessandro numero 6. Attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, linea alla regia.